Salve gente, sono Larus, eccomi qui nella Dinastia, la serie che ci porta con la dinastia Brancazzo, da Crusaders Kings 2, 1300, fino a Europa Universalis, spera se, se ci arrivo, se Crusaders Kings non mi fa dispetti, che ultimamente me ne ha fatti. Ora, nelle ultime puntate, io, Larus Primo, sono morto. E il trono è passato a il mio secondo genito, mio unico figlio maschio, Duca Lele I, il quale ha un po' di problemi dinastici. Innanzitutto, abbiamo un po' di problemi che abbiamo l'unico erede al momento e mia sorella che è sposata con il Duca di Castiglia. Ecco, se io non faccio, muoio prima di aver figli, la partita finisce, perché, cioè, è un bel casino. Passiamo con Egidulfa di Castiglia, che sarebbe la regina, intanto regina di duchessa di Savoia, regina di Castiglia e duchessa di Savoia, e i figli saranno della dinastia di Ivrea, del padre. Quindi la partita non può andare avanti, perché i figli devono essere della nostra dinastia. Ora, grazie a tutto questo casino, può anche succedere che se lei ha un figlio, e io comunque io ho un figlio, riesco a continuare, tipo Lele riuscirà ad avere un figlio, e mia sorella avrà un figlio, quando il re di Castiglia morirà e passerà al figlio di Egidulfa, e il mio regno passerà a mio figlio ovviamente, il figlio di Ivrea, di Castiglia, il re di Castiglia, avrà una rivendicazione forte contro Savoia. Fatto un paio di conti, Savoia contro Castiglia, chi può vincere? Quindi, la cosa che potrebbe convenire di più al momento è uccidere lui. Solo che non abbiamo troppe chance. Oppure anche farli divorziare. Non so bene che cosa potrebbe andare. Innanzitutto, in questa guerra qua, con i vari sultanati per Castiglia, non la faccio. Cioè, io ho partecipato, però non faccio nulla. Quindi vedo un po' come se la giostrano loro. Oltretutto, mia sorellina sta per diventare maggiorenne. E direi farla sposare questa per via matrilineare. Principe d'Armenia. Sì, te sei un principe d'Armenia. La farò sposare per via matrilineare, che sarebbe che i figli nati da questa unione faranno parte della dinastia della madre e non del padre, come accade di solito. Questa cosa qui non è tanto amata, cioè non è che molti regnanti la lasceranno fare, ma dipende più che altro da casi e casi. Ovviamente fanno sposare per queste vie qui i Ovviamente non quelli del ceppo principale, ma tipo i figli molto in là. Ah, comunque ho tradotto Crusaders Kings 2, non mi ricordo se ve l'ho già detto o meno. Forse sì, questa qua è l'unica puntata, perché io ne ho girate tantissime puntate, solo che ho perso tutti i salvataggi. Quindi yeah! E quindi sono dovuto ripartire da qui. Ho immaginato una situazione in cui diventa molto. In cui qualcuno, non si sa, che diventa sempre più intimidatorie, con una scelta tra vita e morte. E ho deciso di fuggire o restare a lottare. Restiamo a lottare. Lele è coraggioso. E sono diventato coraggioso, yeah. L'Ordador è bella grande. Guardate, è grandissima. Cioè, è una roba immensa. Controlla tutto. Cioè, se invado il Sacro Romano Impero, arrivo anche da noi. Comunque non è il problema più grande che ho al momento. Intanto, io direi di andare in Borgogna, non so, renderli un po' più amici. Qui. Anzi, gli ho resi nemici, invece che amici. Lol. Ah, Dani Egidulfa si può sposare? Sì, dai. Se avrà un figlio, sarà il mio erede. Molto probabilmente.
Almeno che legge ho. Intanto qui complotti. Ah sì, complottate pure. Ah sì, il mio capo delle spie è una situazione abbastanza pericolosa. Preferisco lasciarlo nella mia corte per vedere chi è che sta complottando contro di me. Se c'è qualcuno che sta complottando contro di me. Perché sono in una situazione molto difficile. Ok, l'abbiamo reso più amichetto. Siamo in una situazione molto pericolosa. Quindi se muoio, la partita sarà molto difficile. Recuperarla, quindi aspettiamo un attimo, vediamo un po' che cosa fare. Quindi stiamo tranquilli, direi le truppe siamo messi molto bene. Soldi ne abbiamo, possiamo anche ordinare di uccidere il re. Che chance abbiamo? 25, 44 di essere scoperti. Non lo so, vediamo proprio come ultima spiaggia. Ok, pace bianca per la guerra d'Andalusia. D'Andalusia. Andalusia. Andalus, non so. Comunque, teniamoci i soldi da parte per uccidere qualcuno, nel caso succede qualcosa. Tanto Castiglia ha quasi completato la riconquista. Ah sì, ricordate la duchessa, la contessa di Parigi. Ecco, è diventata maggiorenne e posso sposarla. Io la sposerò per via patrilineare, in modo che così i miei figli. Prendiamo un po' di prestigio, che il prestigio non fa mai male. I miei figli erediteranno anche Parigi, oltre a tutto il regno di Savoia. Ducato, anzi, non è proprio il regno. Precisiamo sempre. Quindi anche una contea qui che può servirmi sempre come ultima spiaggia, nel caso se perduto qui, posso comunque. Sempre meglio mettersi le ultime spiagge. Intanto la partita adesso sarà molto statica. Intanto, dopo anni di pianificazione, lo so, l'ho tradotto il gioco, però molti dialoghi rimangono intradotti. Il conte Filippo di Piemonte ha preso un gran. Ha reclutato tanti esiliati, mercenari e speranzosi, cioè cavalieri di ventura, possiamo tradurre. Con la sua intenzione di andare all'avventura e crearsi un reame. Va bene, tanto i Savoia più lontano stanno, meglio è. Questo qua è il suo regnetto. Dove vuole andare? Ah, ok, ho trovato un filosofo, il mio cappellano di corte. Paghiamo un po' di soldi per avere un po' di punti tecnologia, che va molto bene. Intanto qui. Direi di prendere legalismo, che comunque è una tecnologia molto buona. Ah, volevo dire, la partita arriva fino al 1044, perché. Chi è? Vescovo di Alta Borgogna. Questo qui vuole. Sta fabbricando la rivendicazione sul mio conto. Possiamo assassinarlo, che così almeno la rivendicazione non sarà usata. Ah no, no, perché l'ha già fabbricata. Dovremmo assassinare il lord di questo posto. L'ha utilizzata, quindi dobbiamo per forza ucciderlo. 34 per 130 per di essere scoperto. Ciò che seminare discordia allora qui. Nelle sue terre, in modo che così i vassalli potrebbero ribellarsi. È pericoloso. È degli Asburgo pure. La stessa casata del re del sacro dell'imperatore del Sacro Romano Impero. Quindi è una situazione difficile. Non so cosa fare. Perché se lo uccido e non mi scoprono, va bene. Se lo uccido e mi scoprono, va un po' male. Perché essendo la stessa dinastia del sacro dell'imperatore del Sacro Romano Impero. Potete immaginare quello che mi può fare. Quindi direi di stare un attimo qui. E nel caso se lui mi dichiarerà guerra. Sì, va bene, partecipa alla tua guerra. Oltretutto il re ha pure un amante. Dovrei ucciderlo prima o poi. Sorella, ucciderla no, poverina. No, non ucciderò mia sorella. Lui oltretutto è ambizioso, quindi bisogna. Merda.
Nessun erede nel mio destino. È nato un figlio. Bene. Devo ucciderlo. Costi quel che costi. Tu puoi essere corrotto? Se ti do un po' di soldi? Ah, sì che partecipi. Stronzo di merda. Quindi uccidiamo sto figliaccio. Ok, hanno creato discordia tra i signori locali. E quindi vedrò di uccidere il figlio. Anche se sarebbe molto più veloce uccidere direttamente Fernando. Solo che è più difficile. Ah, Danneggi Dulf ha avuto un figlio. Fa parte della dinastia Brancazzo. Benvenuto, Larus Brancazzo. Ah, è Larus II. Oh, che bello. Mia sorella ha chiamato suo figlio come suo padre. Ma che cosa tenera. Mi fa piangere questo gioco. Approviamo il piano, vediamo se andrà a buon fine. Ok, l'abbiamo ucciso. Però. Oh no. Però è stata rilevata la mia complicità. Quindi sono disonorevoli. Io vado subito a comprare un'indulgenza per i miei peccati. Perché sennò il Papa potrebbe scomunicarmi. Un po' di soldi, beh, bla bla bla, pietà. Credo di piacere a Agnes. Facciamo un passo, dai. Andiamo a provarci. Oh merda. La signora Agnès si è messa a urlare facendo una scenata terribile davanti alle mie guardie. Le donne. Ok, non ha accettato il mio amore. Che ovviamente. Lei, mia sorella, mi odia un po' perché ha ucciso suo figlio, però. Dai, non importa. Dai, tutto passa, Pantarei, tranquilla. Signore di Provenza, chi è che adesso vuole fabbricare un'indicazione sul mio titolo? Ah, tu, stronzo di merda. Cioè, quanto mi costerà. Ah, io posso ucciderti invece, io ti ucciderò. Perché così almeno non utilizzerai la rivendicazione sul mio titolo. Cioè, mai la mia rivendicazione utilizzerai, giovane Padawan. Perché non mi manda la rivendicazione? Quanti dai? Ah ah ah. Ah ah ah! Bene. Ok, ora aspettiamo un po' se qualcuno fa una mossa, vuole uccidere. Compro un'altra indulgenza per i miei peccati. Approviamo il piano? No. Hanno rilevato il mio coinvolgimento, merda. Merda. Ok, non sono un bravo complottatore. Non sono un bravo complottatore. Però dobbiamo stare attenti. Perché sia lui sia sto qui hanno una rivendicazione sul mio titolo. Oh, una dei Savoie è morta, molto bene. Ok, sia lui, Conte di Nizza, sia lui, Conte di Borgogna, hanno una rivendicazione sul mio titolo. E di sicuro quando. Cioè, non so che bene su quale titolo. Che titolo hai? Contea di Saluzzo, questa. E tu hai una rivendicazione su? Contea di Savoia, questa. Possono. Barone chi? Chi sei tu? Non lo so. Non importa, lasciamo stare. Comunque, possono prendermi queste due contee, che ovviamente non è una buona cosa. Ok, un uomo afferma di essere un signore scomparso 7 anni fa. Ha incrociato la strada del mio castello, egli canta le lodi della buona regina degli elfi, alcuni credono che le sue canzoni siano premonitrici. Sti cazzi. Buono, più diplomazia, meno intrigo.
Ha trovato alla fine la via di casa. Questo, dai. Questo qua è la contea di Compagnia Svizzera. Ah, una compagnia mercenaria. Qui stiamo seminando discordia. Ah, la cittadinanza in Savoia diventa franca. Sì, perché mi sono sbagliato. Ho segnato che i miei, come si chiamano, tizi sono di origini franche. Un altro figlio. Devo ucciderlo. Posso ucciderlo. Oh, mia sorella ha fatto un altro figlio. Merda. Mi sa che lo dovevo uccidere in nuovo questo. Non lo so. Attualmente non posso ucciderlo, è ancora troppo piccolo. E mi sa che nessuno accetterebbe. Quindi aspettiamo un attimo. Intanto qui hanno completato la riconquista. Sì, completata. Ah, la mia moglie è morta. Quindi addio a tutti i piani di conquistare territori. Tanto tu, contessa castigliana, ti va di sposarti con me? Che così erediterò la tua contea, che è questa. Sì, dai, sposiamoci. Spero di avere un figlio in fretta. Ok, il principe vescovo Sigismondsson pensa che io stia rischiando troppo con le mie avventure. Ha tentato di convincermi a smettere di rischiare la mia vita. Ma è così eccitante! Ok, lui mi sta odiando. Tutti mi stanno odiando, il mio regno. Viva Valè, questo territorio qui. Ah, questo qui continua a rivendicare Pierre de Savoie. Ah ah ah, allora ti ucciderò. C'è qualcuno che va di entrare? Tu? Se ti pago un po' di soldi? Sì, è entrato il complotto. Così almeno già solo in due possono bastare per un complotto. Molto bene. Re Ferdinando mi vuole uccidere? Stronzo di merda bastardo. Ti uccido io. Lui vuole uccidermi. Che stronzo. Non mi piace. Non mi piace fare nulla. Finché comunque continua a autostoppare i complotti, non avrà mai abbastanza forza complotto per potermi uccidere. Quindi posso star tranquillo. Solo che se lui paga qualcuno è un po' un casino. Devo avere un figlio più in fretta possibile. Ah, che casino. Stavo pensando un po' come agire. Tanto ricerchiamo tecnologie culturali qui. Qua fermiamoci un attimo. Te. Proviamoci. Non sono riusciti a ucciderlo, però il mio coinvolgimento rimane segreto. Facciamo un altro tentativo. L'hanno ucciso! Sia santificato il cielo! Sia santificato il cielo! Sia santificato il cielo, l'hanno ucciso. E gli assassini sono rimasti muti.
Che è il figlio? Lo posso uccidere? Sì, tutti lo vogliono morto. Dai, tutti nel complotto, ragazzi. Complottiamo. Yeah. Ok, mia moglie è pure incinta, quindi la situazione si sta migliorando. Sta andando tutto bene. Il mio arcinemico è morto. Ucciso dai miei assassini. Oh, che bello! Sono contento. Che gioia, che contento. Trallallero, trallallà, la mia bella gigodina. Oh mio Dio, quante persone. Buona notizia, il mio complice barone Ansur di San Pedro de Peri mi ha informato che Re Sancho V di Castiglia sarà presto vittima di una tragica caduta dai merli del castello. Vola, uccellino, vola. Sì, l'abbiamo ucciso. Adesso chi è il re? Tu. Sti cazzi. Ora, mia sorella... Ti invito a corte. Torna nella mia corte, sorellina. E... Ora il matrimonio te lo farò organizzare con qualcuno di dovere. Tanto chiedo scusa per aver ucciso il tuo marito, i tuoi figli. Quindi... scusami. E ti faccio sposare col principe del Sacro Romano Impero. Oppure... Il principe, no, il principe del Sacro Romano Impero, dai. Forse, ma se non fai casini, ti lascerò stare. Per via matrilineare, però, questa volta. Tu stronzo di merda, mi hai dichiarato guerra. Dai, vediamo se riusciamo a ucciderlo. Oddio. Domanda la scomunica, no. Dio mio. Riesco a ucciderti, no. Dio santissimo. Ah, la mia figlia Antoniette, la chiamerò? Tandrulfa. E sia. Ok, sta arrivando il loro esercito più incazzato che mai. Paura! Oddio, dai. Siamo pronti alla morte, stringiamoci a corte. Savoia chiamo. Tanto il mio nipote, con chi lo faccio? Da chi lo faccio giocare? Da te che sei un negoziante carismatico, molto bene, sì. Dai, dai, per la dinastia. Per la dinastia. Oh no. Lele, il magnanimo è stato mutilato in battaglia. Savoia. Merda. Merda. Ok, ora. Stanno arrivando tutti i loro alleati. E sono morto, oltretutto. E passa tutto il regno a Tandulfa. Ah. Vi ho nominato nuovo maresciallo. Ah, e tu ti faccio fare con questo. Cioè, educare da questa. Hanno anche preso come prigioniera Dania Gidulfa. Ah. Merda. Devo ucciderlo prima questo qui. Dobbiamo sperare che nuove leve si facciano avanti. Noi mercenari non possiamo assoldarli. Crociata per l'Ungheria. Possiamo anche farci un pensierino.
Questo qua lo sto odiando. Tanto hanno scoperto che io stavo complottando contro lui per far diventare tutte le persone lì del suo regno contro di lui, quindi un po' una merda. Non va bene. Tanto proviamo a fare l'ultimo attacco disperato giusto per fargli fuori un po' di uomini. Lui mi ha chiesto la pace. Va bene. Ha preso la contea di Savoia, però. Ragazzi, non potevo farci nulla. Mi dispiace un po', sai? Mi dispiace tanto. Adesso magari possiamo espanderci un po' di più in Italia. Mi dispiace che avevo anche costruito così tanto in Savoia. Però magari la riconquisteremo più avanti. La riconquisteremo, sì, pian piano. Intanto, Ginevra, Vienna, Valais, Saluzzo e Monferrato sono ancora mie. E Pavia è una mia regione. Ho tradotto anche prestigio e pietà bassissime. Sono blessi e balbuzienti. Cioè, quindi abbiamo un po' di diplomazia un po' a merda. Tanto il mia zia paterna sta bene. Intanto. Tu morirai. Comunque ho sempre una rivendicazione sul tuo titolo. Però finché è un mio prigioniero non potrò mai dichiarargli guerra. L'unica cosa è che se gli dichiarerò guerra, non posso perché non è indipendente. Sarà un po' un casino riprendere Savoia. O dobbiamo sperare che lui si ribelli. Cosa alquanto improbabile. Intanto dov'è la mia capitale? Ah, Saluzzo è diventata. Bene. Era un po' un casino, eh. Effettivamente non potevamo fare nulla in guerra, che erano molto più potenti di noi. Quindi è stato un po' un problema questo. Ah, ci sono dei soldi rubati pure. È una situazione un po' merdina, però io prenderò tutto pian piano. Ah già sì. Tu sei diventato maggiorenne e sei fidanzato con la mia zia paterna. Però non vuoi un matrimonio patrilineare? Allora no. Scusa. Soggetto no. No, non è sicuro come. Non è sicura come situazione. Puoi continuarmelo a chiedere. No, accetto. Adesso vi faccio sposare con l'intendente di Savoia. Pochi accetterebbero, quindi sì, facciamo che farti sposare con un mio intendente. Non importa, cioè la mia zia, in modo che magari può fare qualche erede. Ah, che casini. Guarda che cavolo è questa regione. Porco lì, eh. Guerra contro il principe di Croazia. Ah,
se riusciamo comunque a conquistarla, questa regione qui, possiamo prendere questo. È una buona cosa. Dai, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ah, il mio borgomastro è morto. Triste. Pazienza. Educa. Vediamo un po'. Chi c'è buono che mi può educare? Ma io mi farei educare da uno di cultura italiana, che così poi dopo il personaggio diventa anche di cultura italiana, ed è una buona cosa. Anche se non è tra il migliore dei insegnatori, comunque dei tizi. Ah, ho perso il tratto giusto. Ah, bene. Ho ottenuto il tratto giusto e lui me l'ha tolto. Ma. Ah, il re d'Inghilterra ha completato la crociata per l'Ungheria. Molto bene. Quindi il re d'Inghilterra è anche re dell'Ungheria. Quindi l'Orda d'Oro si sta un po' ritirando pian piano. Anche se è comunque tosta. Ah, ricordo che quando mia madre morirà, il mio regno, il regno passerà a me. Quindi, molto bene. Posso anche assassinarti, madre? Ovviamente è una cosa un po' particolare, però no, dai. Poverina. Ok, intanto direi che per questa puntata potrebbe essere tutto. Tengo il tratto arbitrario, intanto. E direi che per questa puntata è tutto. Vi consiglio di votare e commentare. Lo so che abbiamo perso Savoia, è stato un buon casino, però dai, ci stiamo ristabilendo pian piano. Quindi alla prossima, gente, da Larus è tutto. Ciao!